calls like that. You knock me dead. Then on my feet. How, 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 how. Una crescita costante lontano dai riflettori, mentre qualcuno continua a sostenere che Caserta debba cambiare pivot. Dario Ante è destinato a dimostrare sul campo il proprio valore dopo un avvio di stagione complesso, non esaltante, ma positivo, voluto fortemente dallo staff tecnico bianconero per le sue doti di atleta e per la capacità di volare al rimbalzo, anche offensivo, e per la rapidità di braccia che gli consente di avere nelle stoppate un marchio di fabbrica, 4 quelle rifilate agli avversari pistoiesi, 2 a partita in media in questo inizio di stagione, ma il prodotto dell'Università del Nevada è anche un discreto terminale offensivo. Oltreoceano era considerato troppo piccolo per fare il centro e inadatto per giocare da 4. In Italia ha trovato la sua dimensione. La passata stagione a Capo d'Orlando ha contribuito al raggiungimento di una salvezza tranquilla e quest'anno è a Caserta con lo stesso obiettivo. Per ora 11 punti di media a partita e quasi 9 rimbalzi. A preoccupare la piazza è però l'assenza di un suo reale sostituto. Amoroso è un altro tipo di giocatore in grosso e quasi sempre dimenticato in panchina. Lui però ci sta mettendo tutto quello che può per fare il doppio lavoro. In difesa si batte come un leone sfruttando la sua verticalità, in attacco è un fattore in pick and roll e potrà esserlo sempre di più con il rientro in campo di Peyton Siva. Coach dell'Agnello lo tiene sul parquet nei momenti più importanti della gara. Lui risponde giocando senza paura, living life fearless, proprio come il nome del blog di cui è fondatore. That baby talk.